Buonasera, ben ritrovati con il nostro spazio di approfondimento TRG Plus. Questa sera parliamo di arte, ma parliamo anche di sensibilizzazione su un tema di grande attualità, quello del femminicidio. Perché? Perché dal 19 ottobre prossimo inizia una mostra itinerante che toccherà la nostra regione dal titolo Un petalo rosa, e che vuole aprire, per così dire, gli occhi e soprattutto la mente, il pensiero su uno degli argomenti che purtroppo riempono le pagine di cronaca di queste nostre settimane e che però di fatto hanno una radice profonda e lontana, difficile da estirpare, la violenza nei confronti delle donne. Ne parliamo e salutiamo i nostri ospiti con Adele Lofeudo, che è l'ideatrice di questo tour artistico, di questo itinerario artistico che partirà da Perugia, con Giorgia Gaggiotti, che è una delle artiste che esporranno, che saranno oltre 60, lo chiedo, 62 ad Adele Lofeudo, a cui chiedo come nasce quest'idea e soprattutto quali tappe toccherà, certo, visto che si tratta di una mostra itinerante, questa iniziativa. Allora, questa iniziativa nasce a fine giugno perché in conseguenza dei continui casi di violenza a cui siamo costretti ad assistere, una mattina leggendo una notizia è scattata una sorta di rabbia interiore che si è trasformata in uno schizzo per un'opera, quindi per un dipinto. E da lì mi è venuta l'idea di contattare donne diverse per inserirle in questo progetto. E piano piano questa cosa ha iniziato a prendere sempre più piede e quindi ho pensato di coinvolgere donne del mio settore, quindi pittrici, scultrici, cantanti, poetesse. E le prime che ho contattato non mi conoscevano, hanno ascoltato il progetto, però sono state molto carine, disponibili e hanno aderito. Man mano le altre sono venute piano piano, quindi le 62 artiste in realtà non sono tutte quelle che ho contattato io, ne avevo contattato 30-35, le altre sono venute di seguito. Una sorta di tsunami, sì, si è generato positivo, sentimentale, di empatia, sì, verso queste iniziative. E io le devo ringraziare, queste artiste, perché insomma mi hanno dato fiducia, hanno dato, ecco, come si dire, un contributo con le loro opere, che tra l'altro verranno donate, compresa quella di Giorgia, alla fondazione dedicata a Roberta Lanzino. Infatti vorrei dire questo, che questa mia, come posso dire, opera è nata da questi avvenimenti, quest'idea, questo progetto, ma nello stesso tempo trae tutto spunto da un avvenimento di tantissimi anni fa. Quando io avevo 20 anni, all'età di 19 anni, Roberta Lanzino, una ragazza di Cosenza, della mia città, prese il motorino per andare al mare, purtroppo perse la strada, chiese delle informazioni, venne rapita, venne violentata e uccisa. Quindi questa cosa mi è rimasta proprio impressa, anche a parlarne mi vengono i brividi, e avevo deciso in qualche modo di fare qualcosa. Quindi gli ultimi, anche esatto, questo, esatto. E gli ultimi accadimenti hanno, diciamo, determinato questo. E io ho iniziato a coinvolgere queste donne e ho pensato di realizzare una sorta di tunnel emotivo sentimentale, quindi innanzitutto una come posso dire, una sensibilizzazione al tema, un'unione tra donne e cercare di trasmettere attraverso le opere un valore, perché secondo me l'opera d'arte, se no fine a se stessa, rimane soltanto un qualcosa di estetico. E quindi l'idea di partire da, come posso dire, da una mostra da realizzare a Perugia il 19 ottobre alle ore 17 presso la biblioteca comunale degli Armeni in centro storico, e da lì poi tutte le opere, quindi anche le artiste, ci seguiranno a Cosenza il 23 novembre, molto probabilmente presso la sede della Fondazione Lanzino, ancora questa stiamo insomma cercando il posto, certo, più adatto. Quindi ci sarà anche questo, sì, ponte artistico, sì, tra, sì, l'Umbria, sì, e, sì, la Calabria. Sì, esatto. Volevo chiedere a Giorgia innanzitutto le motivazioni per l'adesione, anche se è intuibile ovviamente questo. Soprattutto che cosa si cerca di trasmettere in un'opera su un tema così crudo e forte, ma anche fortemente stimolante, credo. Ma l'idea è quella del riscatto. Comunque la mia opera parla di una donna crocifissa, ma che guarda dritto negli occhi il suo carnefice e gli dice: non mi hai sconfitta. Quindi l'idea di questa mostra credo sia questa, proporre una donna che è in grado di rialzare la testa e di trovare il coraggio di uscire da una situazione di violenza. Poi ogni opera è dedicata ad una donna morta per mano di un uomo. La mia è dedicata a Fraca Yunas, che è una donna indiana che è stata prima sfigurata, poi ha combattuto lungamente per i diritti delle donne in India, fino a che la cattiveria della maldicenza l'ha portata al suicidio. Quindi c'è un po' questo, c'è la violenza dell'uomo, ma c'è anche la violenza di una società che comunque permette che questo continui ad accadere. Certamente. Tra l'altro abbiamo visto proprio anche qualche immagine
delle opere importante appunto questo tema, e l'arte, lo chiedo ad Adele, è un linguaggio forse ancora più diretto e meno burocratico di quello istituzionale, no? Per aprire le coscienze e far sì che la gente non consideri questo, come dire, uno dei tanti problemi, ma diciamo dia a ognuno un proprio contributo. Sì, esatto, l'arte secondo me dà tante possibilità. Innanzitutto aiuta chi, una donna che ha subito una violenza, attraverso l'arte trova una possibilità di sfogarsi, di esprimersi. Mi viene in mente Nikki Dinfolla, che aveva subito una violenza fisica e anche psicologica, e aveva avuto dei, come posso dire, proprio delle crisi, e era stata portata in una clinica e curata. Quindi l'arte può innanzitutto servire proprio per la persona in sé, quindi per sfogarsi, ma nello stesso tempo l'arte ha un senso se il messaggio si trasmette, quindi non solo è valore dell'oggetto in sé, dell'opera d'arte, ma è anche valore da trasmettere insito nell'arte stessa. E nello stesso tempo io penso che se l'arte riesce a sensibilizzare su dei temi come quelli attuali, sicuramente ha una marcia in più. Quindi l'arte questo deve trasmettere, questo deve riuscire a realizzare. Qualche anticipazione sulle opere? Sì, le opere mostra? Sono bellissime. Io non vorrei fare torto a nessuno. Quella di Giorgio, che è presente, è una bellissima opera, ma ci sono opere di artiste come la Roberta Serinari, come Roberta Ubaldi, Barbara Novelli, Marica Fasoli, delle stiliste come Irene Sarzi Amadè, che con dei materiali buttati, trovati per strada, lei li ha reinterpretati, quindi dando luogo a degli oggetti che rappresentano la donna stessa. Per esempio Irene ha realizzato un cappello, oppure c'è, non so, Adalgisa Sogni d'Arte, che è una stilista, realizza borse, quindi una borsa che rappresenta tutto quello che la donna è e nello stesso tempo contiene come l'oggetto stesso. Quindi ci sono veramente delle artiste molto interessanti. E poi è bello che c'è la partecipazione anche di due grandi cantanti, che sono una cantante umbra, Sara Minciotti, e poi in Calabria abbiamo Francesca Prestia, che tra l'altro realizza dei testi sulle donne uccise dai mariti appartenenti all'Andrangheta, quindi i suoi testi sono anche molto coraggiosi, rischia lei stessa, quindi è una persona molto da tenere in considerazione. Quindi è una bellissima cosa questa, ci tengo certamente a dire. Per chiudere con Giorgia, una battuta anche per dire, diciamo, come la cultura da Perugia possa essere appunto un veicolo importante in un momento in cui tra l'altro Perugia e l'Umbria si candidano a capitale della cultura 2019, magari è lontano questo 2019, ma il momento in cui sarà deciso tutto è molto più vicino. È anche importante far sentire queste voci magari fuori da quelli che sono i circuiti canonici per far vedere che c'è una vitalità, c'è un'intensità. Io credo fermamente che una regione come l'Umbria debba puntare tutto sulla cultura, che possa essere per l'Umbria una fonte di ripresa, non solo di riflessione, ma anche di ripresa economica, perché no? Certamente, e chissà che anche questo contributo non aiuti a riflettere sicuramente, ma anche ad arricchire certamente il patrimonio di proposte culturali e artistiche della nostra regione. Ricordiamo ancora dal 19 ottobre a Perugia, alla Biblioteca degli Armeni. Sì, degli Armeni, dal 19 al 31. Dal 19 al 31, inaugurazione alle ore 17, e ovviamente in bocca al lupo, anche per le prossime opere. Speriamo. Buona serata anche a chi ci ha seguito, TRG Plus torna domani come di consueto alle 21.